Si è svolto al porto turistico Marina di Pescara, al padiglione intitolato al compianto Daniele Becci, la cerimonia di consegna del premio Storia di Alternanza, promosso da Union Camere e dalla Camera di Commercio Chieti Pescara. L'iniziativa nasce con l'obiettivo di valorizzare e dare visibilità ai racconti dei progetti d'alternanza scuola-lavoro, ideati, elaborati e realizzati dagli studenti e dai tutor. Il premio da quest'anno è inserito nell'ambito di Camera Orienta, un progetto del Sistema Nazionale delle Camere di Commercio che punta ad agevolare i processi decisionali degli studenti favorendo una migliore conoscenza del mercato del lavoro e delle sue dinamiche. Primo premio per la sezione licei all'Algeri Marino di Casoli, per gli istituti tecnici al Cuppari di Alanno, diverse le scuole che hanno partecipato alla iniziativa con relativi video. Letizia Scastiglia, Presidente Agenzia di Sviluppo, componente Giunta Camerale, Camera di Commercio Chieti Pescara, e Piero Brandimarte, dirigente Ampal Servizi. Certamente è importante per la scuola perché dà la possibilità ai ragazzi di affacciarsi ad un mondo che per loro è sconosciuto, che è quello dell'impresa appunto, e cimentarsi proprio anche concretamente. Esempio, la scuola di Alanno che ha vinto ha fatto proprio concretamente esperienza del proprio percorso formativo in un laboratorio di analisi. Va anche sottolineato l'altra scuola vincitrice, che è quella di Casoli, perché ha saputo coniugare appunto innovazione con i temi e i valori che sono importanti nella nostra Costituzione. Hanno parlato proprio della resistenza, dei percorsi della resistenza del nostro territorio. Un valore aggiunto non solo per i ragazzi ma anche per le imprese. Certo, il valore aggiunto, le dico la verità, è per tutti, è per la scuola, perché in questo modo riesce ad affrontare i temi legati al cambiamento. Per i giovani che acquisiscono competenze che non sono esclusivamente competenze di ordine professionale, ma sono anche molto legate allo sviluppo di competenze personali. Per le aziende indubbiamente c'è la possibilità di sperimentare da subito le capacità di alcuni ragazzi ed eventualmente anche puntare su di loro per un futuro inserimento nelle aziende dove svolgono le attività. Hanno colpito di più di questa esperienza, che sono il piano.